Giuliano Granato su Facebook 20 marzo 2022 19 anni fa la guerra in Iraq di USA e Volenterosi Ce ne siamo dimenticati 19 anni fa gli Stati Uniti, insieme alla coalizione dei Volenterosi, invasero l'Iraq. Più di un milione di civili iracheni morirono per la guerra. Quasi 10 milioni furono costretti a scappare dalle loro case, il 37% della popolazione che c'era prima dell'invasione. Gli USA utilizzarono armi chimiche. Bombe al fosforo bianco distrussero Fallujah nel novembre 2004 e le vite di chi l'abitava. Le torture di Abu Ghraib dovrebbero essere stampate nelle teste di chi crede nella necessaria superiorità morale delle democrazie occidentali. Grazie ai 391.832 report segreti sulla guerra in Iraq, rivelati al mondo da Julian Cancelletto Assange e Wikileaks, sono stati scoperti ben 15.000 civili uccisi mai conteggiati prima. L'invasione fu motivata sulla base di prove false. Le armi chimiche di Saddam Hussein e i rapporti tra Baghdad e Al-Qaeda confessati da un prigioniero detenuto nella base statunitense a Guantanamo, Cuba Sotto tortura. Né Bush né Blair né gli altri responsabili di crimini e massacri sono mai stati sottoposti alla Corte Penale Internazionale. Negli USA nella Gran Bretagna negli altri paesi occidentali sono mai stati sottoposti a sanzioni. Oggi, 19 anni dopo, e con l'invasione russa dell'Ucraina in corso, dovremmo innalzare un monumento alla ipocrisia occidentale e dei nostri governi.